L'ipovisione in età pediatrica. Questo è l'argomento che affrontiamo nel corso di questa nostra puntata di In Salute. Lo facciamo e già in collegamento con noi, con il dottor Marco Bongi, che è il presidente di Apri Onlus, ovvero Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti. Ben ritrovato, presidente. Ben ritrovati anche a voi e grazie di averci ancora una volta invitato a questa bellissima trasmissione. Grazie, e ci raggiungerà poi sempre in collegamento anche il dottor Bruno Oldani, che è il direttore della struttura complessa di oculistica presso l'ospedale Mauriziano, quindi con il dottor Oldani, comunque una figura molto nota e stimata, e un bravissimo oculista. Potremmo fare un bel percorso in quelle che sono tutte le patologie che sono, e quelli che sono i problemi della vista, purtroppo anche nei bambini. Dottor Bongi, Apri Onlus segue anche i bambini, perché purtroppo sono molti i bambini in età pediatrica, appunto, che lamentano problemi alla vista più o meno seri. Sì, certo, senza voler rubare lo spazio al dottor Oldani, che ci parlerà più approfonditamente della parte medica e clinica, io direi che esistono problemi di vario livello nei bambini. Molti problemi che per fortuna possono essere risolti abbastanza bene se diagnosticati ed affrontati a livello precoce, e altri che invece purtroppo non si possono risolvere, e in questo caso subentra l'intervento dell'associazione che segue i bambini e i ragazzi ipovedenti e non vedenti durante il loro percorso scolastico. In questo senso l'associazione ha in piedi una serie di convenzioni con comuni, la città di Torino e alcune ASL del territorio, proprio per fornire un servizio educativo specializzato nel campo della disabilità sensoriale visiva. Quindi noi cerchiamo di aiutare i bambini non vedenti nella scuola durante le lezioni. Sappiamo che oggi la didattica è sempre più visiva in un certo senso, quindi si utilizzano, specialmente in questo periodo abbiamo visto questi collegamenti online, Certo. audiovisivi, e quindi c'è sempre più bisogno per i bambini che hanno problemi nella vista di essere supportati. Anche perché le scuole spesso hanno degli insegnanti di sostegno che non sono specializzati per questo tipo di disabilità. Ecco, voi lavorate anche molto sull'integrazione del bambino che ha un problema di ipovisione, vero? Sì, diciamo che al giorno d'oggi per fortuna i casi di bambini con sola ipovisione sono diminuiti molto rispetto al passato e Perché questo è si fa molta molto. prevenzione. Esatto. Purtroppo sono in forte aumento i casi di disabilità complesse in cui magari il problema visivo si affianca ad altri problemi tipo motorio, cognitivo, uditivo, eccetera, e quindi sono quadri molto difficili da affrontare e sono abbastanza numerosi anche perché ci sono delle patologie di origine genetica o comunque neurodegenerative che coinvolgono un po' tutto il nostro apparato sensoriale ad ogni livello. Ecco, qual è il percorso che una famiglia, un papà, una mamma che hanno un bambino ipovedente, qual è il percorso che devono far affrontare per farsi aiutare da voi, cioè dall'Apri Onlus? Allora, innanzitutto bisogna sapere che è necessario
essere presi in carico in qualche modo dai servizi sociali e dai servizi di neuropsichiatria infantile. Sembra un pochino una contraddizione, però tutto ciò che riguarda il percorso scolastico e il sostegno e i servizi educativi specializzati partono sempre da un elemento fondamentale che si chiama PEI, piano educativo individualizzato, che deve essere necessariamente redatto da queste figure professionali che sono i neuropsichiatri infantili e in collaborazione con altri medici, diciamo. Quindi a questo punto la famiglia può chiedere sia alla scuola l'attribuzione dell'insegnante del sostegno e sia a Torino, alla società di Torino, oppure fuori Torino ai consorzi dei servizi socio-assistenziali, o chiedere l'attivazione di un servizio mirato proprio sulla disabilità visiva, a cui in qualche modo viene fornito da degli educatori che formiamo specificamente su queste problematiche. Quindi è una è un percorso un pochino lungo, ma comunque porta a un lavoro di rete che molto spesso dà delle necessità. Ecco, intanto vediamo che si sta anche preparando il dottor Oldani, per cui a breve lo faremo entrare con noi in questa nostra puntata di In Salute, che come abbiamo detto tratta un tema molto delicato che è l'ipovisione in età pediatrica, quelli che sono i difetti, i problemi della vista più o meno gravi che possono toccare i nostri figli, i bambini. Ecco, sentiamo se possiamo già dare il nostro benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, eccoci, grazie. Buongiorno a voi, ce l'abbiamo fatta. Ma certo, assolutamente, grazie dunque al, al dottor Oldani, che è il direttore della struttura complessa oculistica presso l'ospedale Mauriziano. Detto bene, manca qualche titolo nella presentazione. Già più che sufficiente. Ecco, dottor Oldani, noi abbiamo già fatto una bella chiacchierata con il dottor Marco Bongi, che lei ben conosce. E, appunto su quello che è un tema molto delicato, l'ipovisione in età pediatrica. Ecco, partiamo proprio dalla base. Quando si può parlare, quando si parla di ipovisione in età pediatrica? Si parla di ipovisione intorno ai 2-3 anni, in modo da riuscire anche a capire come gestire i ragazzi, i bambini, che non è facile. È sempre un rapporto, è difficile, è un momento di complicato riuscire a entrare in sintonia col bambino. Poi ci si arma di giochi e tutto quanto, però l'età è più o meno i 2-3 anni. Ecco, quindi quando bisogna sottoporre i nostri figli alla prima visita oculistica? Sicuramente a maggior ragione se c'è una familiarità con gli occhiali o con patologie, allora è necessario vederli presto. Presto vuol dire anche nei primi giorni di vita, addirittura come facciamo noi qua in ospedale che andiamo a vedere i neonati, o come facevo io a Regina Margherita che vedo i prematuri e quant'altro. Sì, solitamente c'è una visita oculistica quando si partorisce, certo, prima delle dimissioni, esatto, il neonato viene appunto sottoposto queste prassi ad una prima visita oculistica che già rileva e rivela eventualmente qualche problema. Eventualmente, soprattutto per i prematuri o questo genere qua. Però poi la visita successiva dovrebbe essere intorno ai 3 anni normalmente, dove si riesce anche a collaborare col bambino e quindi si gioca, si fa tutto come divertimento e nel momento lì si visita. Ecco, dottor Roldani, nella visita dei 3 anni quali problemi riuscite già eventualmente a notare, quindi come si può già intervenire? In una percentuale abbastanza importante si può già determinare o meno un'ambliopia. L'ambliopia vuol dire un occhio che vede meno bene dell'altro, per cui proprio come gioco, come lettere, come tutta una serie di tabelloni pediatrici per poterli fare leggere. Le patologie più frequenti possono essere strabismo, legato ad un problema refrattivo,
soprattutto se c'è familiarità in casa con genitori con gli occhiali, o patologie ben più importanti che può essere anche la cataratta. Certo. Cataratta che fa un po' stupire a quell'età lì, però si calcola intorno ai 5-6 mila nati possono presentare un problema di cataratta, quindi non è così infrequente. E poi addirittura patologie molto più importanti e gravi, di cui la più importante in assoluto è quella del retinoblastoma. Il retinoblastoma è un tumore maligno che colpisce purtroppo la retina, come dice il nome, e che bisogna cercare di scoprirlo il più presto possibile, perché è altamente maligno, altamente si disperde anche nel corpo, creando dei grossi problemi a livello così personale. Questo si vede già anche in età, anche proprio infantile, perché si va a cercare quello che noi chiamiamo il riflesso rosso. Il riflesso rosso è una cosa molto banale, che lo spieghiamo anche ai genitori. Basta fare una banale fotografia con il telefonino al neonato, anche addirittura, e se il telefonino fa questo flash rosso dell'occhio, vuol dire che se io ho un flash chiaro non presuppone patologie. Se il flash non è chiaro, addirittura grigio, il bambino bisogna subito vederlo. Ho capito. Dottore, però noi abbiamo subito un break, ritorniamo subito dopo, così magari entriamo nello specifico di ogni singola situazione, quindi cercare di capire che cosa fare, cerchiamo magari anche di non spaventarci, perché spesso le soluzioni ci sono. Ok, un break. L'ipovisione età pediatrica, ne stiamo parlando con il dottor Bruno Oldani, che è il direttore della struttura complesso oculistica presso l'ospedale Mauriziano di Torino, e con il dottor Marco Bongi, che è presidente di Apri Onlus, associazione pro retinopatici e ipovedenti. E, allora, con il dottor Oldani abbiamo fatto una carrellata di tutti quelli che possono essere i possibili problemi della vista, ripetiamo, in età pediatrica. Possiamo entrare anche nello specifico, uno dei problemi più diffusi è l'ambliopia, dottore? Sì, sicuramente sì. L'ambliopia vuol dire vedere meno bene da un occhio, e questo dobbiamo scoprirlo un po' il più presto possibile. C'è, i genitori possono anche accorgersene in casa, perché magari un bimbo, intendo un'età intorno ai 2-3 anni, anche la televisione, cioè questi cartoni che saranno diseducativi al massimo, ma noi li usiamo molto perché per capire come vede il bambino. Guardiamoci il cartone, certo, guardiamoci un bel cartone che non succede niente. Certo. Ecco, però magari lì si fa il gioco dei pirati, come glielo dico a tanti genitori, proviamo a fare il gioco con un occhio chiuso, poi apriamo l'altro. E insomma la mettiamo per gioco. Se c'è un minimo di dubbio, ripeto, è molto importante vedere il bimbo, ecco, perché se noi riusciamo a scoprire il più presto possibile, oggigiorno ci possiamo permettere dei risultati direi positivi. Ecco, l'ambliopia, scusi il termine, è il cosiddetto occhio pigro? Sì. Amblios, dal greco amblios, occhio pigro, occhio non vedente, occhio meno vedente, insomma, sì. Quella e però, roba... ecco, è una forma, questa una domanda proprio che rivolgo a lei, essendo davvero un grande specialista, di miopia? No, non la dobbiamo confondere. No, non c'entra assolutamente infatti. Nulla. Nulla. Quindi un occhio proprio... vede meno bene in quale forma, in quale... In quale situazione? Beh, quale situazione? Banalmente può essere da un problema visivo, cioè posso essere anche miope fin dalla nascita, esistono delle miopie neonatali, esistono dei difetti visivi refrattivi, quindi ipermetropia, astigmatismo neonatale, che li puoi già scoprire intorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni.
dobbiamo intervenire subito in quei casi. Certo. Ecco. Oppure, purtroppo, come dicevamo prima, di queste patologie ben più importanti. Ecco, nell'ambliopia solitamente si chiude un occhio, per quale motivo? Ci spiega? Si va a cercare di correggere l'occhio migliore, chiaramente, occludendo se necessario l'occhio migliore, e questo è un compito abbastanza difficile per fare a un bimbo di 3 anni, quindi deve avere una buona collaborazione dei genitori. Perché con questi noi mettiamo questo cerottino, questo ortopad sull'occhialino, e quindi la prima cosa che fanno lo tolgono e buttano via l'occhiale. È normale tutta questa storia lì. Ok. Però è importante invece, ecco, quello, cercare di tenere quello. Perché mettiamo quello? Perché andiamo praticamente a sollecitare l'occhio più pigro, tenendo conto che se io ho di base un difetto visivo molto importante, è estremamente utile fare quell'occlusione, perché dopo i 3 anni diventiamo sempre incapaci a risolvere il problema. Il cervello preferisce vedere con l'occhio migliore e dopodiché non sblocchi la situazione più di tanto. Quindi fino a quando c'è tempo per correggere l'ambliopia o il cosiddetto occhio pigro? 3-4 anni, 3-4 anni, poi dipende dal grado dell'ambliopia, adesso qui andiamo in particolare, certo, un pochino sì, più importanti, però l'ambliopia, se è importante, se il difetto visivo di base è importante, allora bisogna intervenire veramente entro i 3 anni. E i risultati ci sono? I risultati ci sono. Bene, 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 bene. Un altro problema è lo strabismo, dottor Oldani. Un altro problema è lo strabismo, esatto. Lo strabismo è l'occhio che storce, insomma, chiamiamolo in questa maniera, e gli strabismi oggigiorno si correggono o con questa terapia tipo occlusione, correzione degli occhiali. L'occhiale deve andare a correggere il massimo del difetto visivo, e quindi cercare di far tenere questi occhialini, oppure poi dopo i 3 anni si passa a quello che è l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è un intervento fatto in anestesia chiaramente generale, è un intervento, vabbè, adesso io come chirurgo dico tranquillo, i genitori si spaventano terribilmente. Immagino. Però, insomma, abbiamo dei ottimi anestesisti pediatrici, io ho addirittura una convenzione con Regina Margherita sui bambini in gravi condizioni che li portano qua da noi e tornano a Regina con l'ottobulanza protetta, per cui insomma oggigiorno si riesce a gestire bene questo. È un intervento della durata più o meno di una mezz'oretta, in un adulto sarebbe molto più veloce, però nel bimbo insomma lo facciamo con più cautela. E andiamo a riposizionare i muscoli dell'occhio, secondo il tipo di strabismo che noi abbiamo presente. Ecco, le percentuali di successo di questo intervento? Ovviamente non sto a chiederle i sintomi perché sono piuttosto evidenti, quando sono visibili appunto ce ne accorgiamo. Ma il percentuale di risultato direi buono, decisamente buono. Dottor Rodani, stiamo dando tante notizie comunque confortanti a mamma e papà che si trovano alle prese con questi problemi, magari con i bimbi che fanno fatica ad accettare il fatto di dover accettare di indossare gli occhiali, magari si sentono un po' diversi, però è anche vera una cosa, che comunque sta aumentando la percentuale, mi corregga se sbaglio, di bambini che portano gli occhiali, forse perché stanno molto di più su tablet, sui telefonini dei genitori, stanno molto incollati davanti al televisore, quindi è aumentato, no, il numero dei bimbi che portano gli occhiali, che indossano gli occhiali. È aumentato, però direi non tanto, nel senso che nonostante questi strumenti che lei accennava, l'importante è cercare di correggere il più presto possibile. Questi ausili che non dobbiamo abusare come tutti. Poi io ho una nipotina di 15 mesi che ci gira già col ditino e viaggia su YouTube e si cerca la Perché sua. Sono molto svegli. Sì. Ci insegnano. Sì, decisamente.
Invece, dottore, un altro problema molto 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 diffuso è la miopia in età pediatrica, che delle Sì. volte insorge un po' all'improvviso. O no? No, no, improvviso All'improvviso direi direi di di no. no, Non ce ne accorgiamo a subito. meno non ce ne accorgiamo. L'età, come abbiamo detto prima, è più o meno intorno ai 3 anni. Normalmente i pediatri mandano i bambini alla visita oculistica e in quell'occasione si riesce a correggere una miopia, un'ambliopia anche a volte profonda, importante. L'importante è proprio cercare di non superare questa soglia di anni, perché se no diventa un problema la correzione e quant'altro. Però la domanda più Adesso comune. esistono, Prego, mi prego. dica pure, adesso esistono delle tecniche anche che ci aiutano per quanto riguarda la miopia. È una tecnica recente di 5-6 anni, forse anche un pochino di più, che si chiama ortocheratologia, in cui si va a applicare addirittura a bambini o a ragazzi un pochino più grandini una lente notturna, lente a contatto notturna, che ha il semplice scopo di bloccare la progressione della miopia. Non è una lente refrattiva. Il bambino la mette la sera quando va a dormire, possibilmente tutte le sere, al mattino la toglie. E se la miopia iniziale è di poche diottrie, noi riusciamo a correggere questa miopia. Non la correggiamo completamente, perché l'occhio anatomicamente è un occhio miopico, però si riesce a ridurre il difetto visivo. E si riesce a ridurre il peggioramento Sì, con questa con questa tecnica. Con questa tecnica qua. bene. Funziona. Funziona. Quante belle notizie ci sta dando, Funziona, funziona. dottore. Stiamo trattando un argomento delicato, però è anche giusto fornire le Sì. indicazioni ai genitori, appunto, che ci si spaventa sempre quando si È tratta chiaro, poi, indubbio, ovviamente, della indubbio. vista. Della nostra Certo. finestra sul mondo. Miopia, vabbè, lo ripetiamo ancora una volta, quando non si vede bene da lontano. Sì, quando non si vede bene da lontano e non è facile agli inizi perché la miopia fa vedere bene da vicino e quindi loro magari i loro giocattoli, le loro robine le gestiscono bene. Il problema è più la lontananza. Certo, e come possiamo accorgerci se il nostro figlio è miope? Se strizza gli occhi magari quando guarda la televisione? Un Poi pochino facciamo un altro break. quello. Un pochino il fatto anche di fare questo gioco che io a volte insegno ai genitori, Gioco dei che quel pirati. giorno lì facciamo il gioco dei pirati. I pirati hanno sempre un occhio tappato. Ecco, e tutto questo, tutti quanti ci tappiamo un occhio e guardiamo un cartone. Se il bambino non accetta minimamente l'occlusione, vuol dire che questo occhio che è scoperto, vuol dire che ha dei problemi. Che lavora poco. E lavora poco, eh? E poi la stessa cosa la ripetiamo con l'altro occhio, magari a distanza di un giorno o due, perché il bambino si stanca subito, e riproviamo lo stesso giochetto. Se c'è dei dubbi su questa situazione, bisogna vederlo. Assolutamente. Allora lo ripetiamo ai genitori che ci stanno guardando, facciamo gioco del pirata con i nostri bambini, se ci accorgiamo, anche solo se si ha qualche dubbio. Comunque andiamo dall'oculista. Facciamo un'altra pausa, grazie. L'ipovisione in età pediatrica con noi in collegamento per questa puntata di salute abbiamo il dottor Marco Bongi, che è presidente di APRIONLUS, Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, e il dottor Bruno Oldani, che è il direttore della struttura complessa oculistica presso l'ospedale Mauriziano di Torino. Con il dottor Oldani, poi facciamo intervenire anche il dottor Bongi, stavamo parlando della miopia. Quando invece si può intervenire chirurgicamente o con laser o con le tecniche che adesso lei ci andrà a illustrare, dottore? Sempre nei bimbi, Sempre per i bimbi. sempre nei,
Sempre per i bimbi il discorso laser lo lascerei un attimino da parte. Dopo i 20 anni. Dopo i 20 anni sono va più bene. Fermo. Okay. Ok. Lasciamo stare. No, ecco, boh. Invece le altre cose sono quelle che dicevamo prima, bene. Ecco, di definire un po' più presto possibile il difetto visibile. Assolutamente. Ci sono altri difetti come l'astigmatismo, l'ipermetropia, perché anche sì. I bambini hanno i problemi che possiamo avere noi adulti. Certo. Ma il discorso anche per i 3 difetti principali, proprio quelli da lei elencati, sono gestibili tutti un po' nella stessa maniera. Cioè, quindi la prima visita sicuramente viene fatta al momento neonatale, praticamente, dalla dimissione dall'ospedale, dalla gestazione del bambino, però il consiglio è che comunque intorno ai 3 anni è comunque necessario far vedere un bimbo. Comunque vada, anche se vede bene, una visita ci sta. Certo. Dottor Bongi, allora io so che lei conosce bene il dottor Roldani, certo, è giusto fare prevenzione, è giusto informare, perché delle volte davvero, come ci stava spiegando il dottore, ci sembra che il nostro bambino, la nostra bambina veda bene, in realtà magari non è così, magari questi sì, diciamo problemi, questi difetti, non... prego, prego. Noi solitamente interveniamo in situazioni più gravi rispetto a quelle della normale ambliopia. Adesso ci arriviamo. Però volevo sottolineare come in ogni caso la diagnosi precoce, anche quando magari non si può risolvere il problema, però è sempre comunque importante. Anche fare magari delle consulenze genetiche nelle patologie di origine genetica, oppure ad esempio... Mi sembra, poi chieda conferma al dottor Roldani, che si può intervenire molto precocemente nel cosiddetto glaucoma ad angolo chiuso, che è una forma che poi si può risolvere con un piccolo foro nell'igride, mi sembra, al momento della nascita, e altre situazioni. Il problema fondamentale per quanto riguarda il nostro intervento è quello di interagire con le famiglie, perché spesso le famiglie si trovano a far fronte a dei problemi che sono più grandi di loro, si fanno prendere dal panico, si fanno prendere dallo sconforto, o magari incominciano a girare per il mondo all'inseguimento di miraggi o di notizie che magari non sono attestate a livello scientifico. E quindi queste famiglie hanno veramente bisogno di avere una guida, un supporto autorevole, cioè che si possa dare delle dove si può fare qualcosa e laddove invece bisogna operare a un altro livello, a livello riabilitativo, a livello di ausili, eccetera. Questo è un pochino il nostro ruolo nella prima fase di contatto con le problematiche dei bambini. Assolutamente. Grazie dunque al dottor Marco Bongi, torniamo col dottor Bruno Oldani e entriamo in quelle che sono patologie, diciamo, un pochino più serie, possiamo usare questo termine. Si parlava prima del glaucoma congenito, ma c'è anche la cataratta congenita, poi arriveremo pian pianino a parlare anche di altri problemi come quelli che lei ha illustrato all'inizio di questo nostro collegamento. Sì, sicuramente la cataratta congenita e il glaucoma congenita sono 2 problemi da gestire molto in fretta, in modo specifico il glaucoma. Il glaucoma è una patologia legata ad un aumento di pressione dell'occhio, decisamente frequente, adesso qui andiamo un po' fuori dall'abitato, decisamente frequente negli adulti. Quando inizia in età natale, neonatale o comunque nei primi anni di vita è un problema enorme, anche oggigiorno. Perché? Perché è sempre determinato da un difetto anatomico dell'occhio.
ed è una forma a volte ereditaria, non necessariamente dominante. Dominante vuol dire non papà o mamma, magari qualche zio, qualche nonno. Sì. E si può trasmettere, cioè non è una malattia diciamo frequentissima, grazie a Dio, perché porta a dei gravi difetti visivi incorreggibili anche oggigiorno, perché è una malformazione dell'occhio. E questo è un problema importante. La cataratta invece è più facile da gestire, perché la cataratta è un'opacità del cristallino, come stiamo vedendo, e questo impedisce chiaramente la visione. È un intervento come quello di un adulto, come tecnica. Noi facciamo questa facoemulsificazione, è uno strumento che ci permette di frammentare la cataratta e di aspirarla. Tutto questo viene fatto grazie alle tecnologie attuali, in uno spazio chirurgico di 3 mm che noi entriamo dentro all'occhio, e con questo strumento possiamo asportare la cataratta. Però non è finita qua, Il problema è che poi, se io ti tolgo la cataratta, devo necessariamente inserire all'interno dell'occhio una lente che vada a correggere quello che è il normale difetto diottrico della lente opaca. Qui è un po' complicata la cosa. Allora, noi prima di togliere la cataratta, sia negli adulti che nei bambini a maggior ragione, con degli strumenti misuriamo le diottrie del cristallino. Il cristallino è una lente che noi abbiamo dentro l'occhio fin dalla nascita. Perfettamente trasparente, ha un potere diottrico. Cosa vuol dire? Un potere come un occhiale. Ecco, però è molto soggettivo di ciascuno di noi, non è che tutti noi abbiamo la stessa identica lente. La lente viene prima misurata. Nel momento che questa lente si opacizza e quindi andiamo incontro a un problema di cataratta, noi togliamo la cataratta e sostituiamo questa lente con un cristallino artificiale dello stesso potere di quello che abbiamo tolto, in modo che il paziente riesca a vedere bene da lontano. Addirittura, se il bambino è un pochino grande, intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo, esistono delle lenti intraoculari multifocali, come un occhiale, che permette da vedere sia da lontano che da vicino nella lettura. Questo è quello che oggigiorno noi possiamo fare. E questo è l'intervento della cataratta. Ecco, l'intervento di cataratta, come voi sapete, è un intervento che ha una durata in un adulto di un quarto d'ora, in anestesia addirittura locale. Locale vuol dire con delle gocce. Chiaramente in un bimbo tutto questo non è possibile, e quindi viene fatta un'anestesia generale molto blanda, e quindi il bambino si sveglia sempre molto tranquillo. La durata dell'intervento è analoga, quindi parliamo sempre di un quarto d'ora, non di più. Non si danno punti, quindi l'occhio addirittura non viene coperto, per evitare che il bambino, nel momento in cui si sveglia, rimane con quest'occhio chiuso. Sì. Quindi noi mettiamo delle mascherine trasparenti, in modo che non si spaventi, che non crei problemi anche alla gestione del post intervento con i genitori. Ecco, questi sono i due interventi più frequenti. Ecco, anche qui i risultati ci sono e sono buoni. Sì, oggigiorno direi di sì, direi proprio di sì. Con recupero funzionale, magari non al 100%, dipende dalla diagnosi quando viene fatta, però il recupero visivo c'è. Ecco, la dottor Lodani, facciamo un'altra pausa, poi rientriamo e parliamo del retinoblastoma, che cosa fare, come intervenire e di altri problemi che comunque vanno affrontati e anche in fretta.
E siamo giunti all'ultimo blocco di questa nostra puntata di In Salute. Abbiamo in collegamento il dottor Bruno Danica, il direttore della struttura complessa oculistica presso l'ospedale Mauriziano di Torino, e il dottor Marco Bongi, che è il presidente di Apri Onlus, associazione pro retinopatici e ipovedenti. Con il dottor Oldani affrontiamo adesso un argomento davvero delicato come il retinoblastoma. Sì, un argomento delicato, complesso, difficile, insomma, c'è tutti gli aggettivi del caso. Diagnosi più precoce possibile, Come ce ne accorgiamo perché, innanzitutto? ecco, Visto che tornando stiamo parlando di età indietro. pediatrica, delle volte magari i bambini non riescono a comunicarci bene che No, cosa vedono, infatti cosa quello non che si vedono, come consiglia. vedono. Infatti quello che si consiglia, almeno normalmente i pediatri tendono a consigliare o comunque, è quello di fare una fotografia proprio del neonato, anche con un banale smartphone, con un normale telefonino. Viene fatta proprio da vicino questa Sì. fotografia e si vede il riflesso rosso del centro dell'occhio, della pupilla. La pupilla è la parte centrale dell'occhio. Quella che è al centro, dove c'è l'iride, la parte colorata che fa un cerchio intorno, al centro c'è la pupilla. La pupilla è normalmente trasparente, quindi se Sì. Sì. io facendo il flash ho questa bella trasparenza, sia da un occhio che dall'altro, vuol dire che teoricamente non dovrebbero esserci problemi dell'oggetto in questione, retinoblastoma o comunque malattie importanti dell'occhio. Ecco, questo facciamolo pure anche da neonati, anche quando ci danno il bambino che usciamo dall'ospedale, il giorno dopo facciamo pure quelle cose lì perché non è un problema. Se invece il riflesso rosso non c'è o comunque un riflesso più scuro, biancastro, allora necessariamente bisogna sentire un attimo, fare una visita oculistica, direi urgente, perché può nascondere questo grosso problema di gestione che è il retinoblastoma. Retinoblastoma, come dice il nome, è un tumore della retina, molto grave. La retina è un tessuto, che fa come una tappezzeria, riveste l'interno dell'occhio. È composto da miliardi e miliardi di cellule nervose. Quando questo danno succede, diventa veramente devastante per la situazione visiva. La scoperta più immediata è attualmente, devo dire, che anche lì si è fatto degli enormi passi avanti come progresso, molto importanti. Onestamente devo dire, noi qua a Torino, sotto questo aspetto, siamo un po' in ritardo. Esistono dei centri decisamente validi in Italia, dove vanno a correggere questa situazione in maniera fantastica, addirittura evitando la chirurgia, perché in quei casi lì, quando il retinoblastoma purtroppo è molto già grande all'interno dell'occhio, non c'è soluzione se non purtroppo, adesso dico una cosa brutta, l'enucleazione del nucleo dell'occhio. Quindi bisogna togliere l'occhio. E quando vai a raccontare questo ai genitori, È non è terribile. facile, è terribile. Ok. Se invece la Ma situazione solitamente colpisce viene. un occhio o entrambi? Può essere anche bilaterale, purtroppo può essere anche bilaterale. Non è così frequente, è più frequente il mono, ma c'è anche la bilateralità. In quei casi lì, se scoperto presto, ripeto, esistono dei centri in cui addirittura questa terapia non è fatta una terapia chirurgica, ma è fatta una terapia con infusione di. Ecco, abbiamo un problema di collegamento con il dottor Oldani, quindi riprendiamo Marco Bongi, presidente. Ci stava parlando il dottor Oldani appunto Sì, del purtroppo. retinoblastoma, poi ecco, ai tempi del coronavirus anche noi lottiamo con la tecnologia, per cui ci stava Certo. dando, fornendo Questi delle casi indicazioni molto utili. sono purtroppo molto dolorosi, come diceva prima il dottor Verdani. A volte ci si trova di fronte alla scelta di salvare la vista o di salvare la vita, quindi ovviamente si sacrifica l'occhio.
per salvare un bene più importante. Volevo aggiungere solo che accanto al retinoblastoma esistono anche tumori a livello cerebrale che però possono in qualche modo danneggiare la vita, quindi non sono localizzati nell'occhio, ma ad esempio possono comprimere, schiacciare il nervo ottico o altre vie di comunicazione, diciamo, tra l'occhio e il cervello, e quindi anche in questo caso la vista può essere danneggiata da un fattore di tipo oncologico. Quindi il retinoblastoma purtroppo non è l'unico caso in cui possono danneggiare la vista. Ecco, e comunque c'è sempre l'Aprionlus che è un ottimo supporto. Facciamo quello che possiamo, ovviamente, perché quando ci sono situazioni così drammatiche c'è bisogno anche di un supporto psicologico per i genitori, perché si trovano a fare i conti con delle situazioni molto pesanti, quindi l'intervento a livello della scuola è focalizzato sul bambino. E poi ci devono essere, abbiamo dei gruppi, ad esempio, di autoaiuto condotti da una psicologa, che ha un'esperienza specifica sulle problematiche visive, che sono, devo dire, molto utili. E poi proprio il rapporto quotidiano con la famiglia, che spesso ci chiede quello che è possibile fare, quello che si può fare, noi lo facciamo, ma purtroppo non sempre tutto si può fare. Assolutamente. Vogliamo dare anche i riferimenti dell'associazione, della vostra associazione? Certo. Noi innanzitutto il primo contatto si può fare da internet, collegandosi al nostro sito www.ipovedenti.it. Poi abbiamo la pagina Facebook Aprionlus Occhi Aperti. Poi abbiamo il nostro canale YouTube che si chiama Apri Torino. E poi abbiamo riferimenti fisici che sono... Non si sente più niente? Sì, abbiamo quest'oggi un po' di problemi. Ah, mi sentite adesso? Sì, sentite? Sentiamo. Ok, allora stavo dicendo che c'è il numero di telefono 011-664-8636, la mail apri@ipovedenti.it e poi la nostra sede fisica che è in... Nizza 151 Torino, la sede centrale, presenti anche con delle delegazioni in alcuni comuni, diciamo, a livello regionale. Perfetto, io non so se riusciamo a ricollegarci con il dottor Oldani, chiedo alla regia quanti minuti mancano. Mancano 2 minuti, per cui magari sarà questa l'occasione per invitare nuovamente il dottor Oldani. Quindi Marco Bongi, come chiudiamo questo nostro incontro? Io intanto volevo ringraziare il dottor Oldani, che anche se abbiamo avuto qualche problema tecnico, però è una persona squisita, che collabora con l'associazione da tantissimi anni e ci ha sempre sostenuto e dato delle risposte concrete ai problemi che abbiamo. Volevo poi invitare tutte le persone che, anche non genitori, ma anche noi ci occupiamo ovviamente anche di adulti, che volessero contattarci, avere informazioni, sottoporci i loro problemi, anche medici, ma anche sociali, anche di vivere la vita quotidiana in questa città come Torino, che è così complessa e non sempre a misura di disabili visivi, noi siamo a disposizione. Tutti quei riferimenti che abbiamo dato prima, quindi non è difficile trovarci. Ok. Abbiamo un appuntamento e siamo qua.
Grazie come sempre, prezioso come sempre il dottor Marco Bongi, presidente di Apri Onlus, associazione pro retinopatici e ipovedenti. Ringraziamo anche il dottor Bruno Oldani, direttore della struttura complessa di oculistica presso l'ospedale Mauriziano di Torino. Grazie per essere stati con noi in questa nostra puntata di In Salute. Grazie, alla prossima.